Appuntamenti in agenda per mercoledì 4 maggio. Alle 16, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso fotografico Lo sport nella scuola come mezzo di integrazione e socializzazione, promosso dal Panatron Club International. Il concorso ha visto la partecipazione di 70 classi appartenenti a 20 istituti comprensivi. Nuovo incontro all'Accademia Culturale di Rapallo, alle 16 a Villa Queirolo, Luisella Battaglia parlerà di Il mito di Cura e i suoi orizzonti. Alle 16.10, per i corsi di cultura di Chiavari, è in programma una conferenza di Giorgio Bo dal titolo Le città che hanno fatto la storia, Genève, appuntamento in Via delle Vecchie Mura. Alle 17, nella Sala Gramsci di Via Costaguta a Chiavari, verrà presentato il libro di Roberto Speciale, Anni 80, un punto di vista, storia di fatti, uomini e banditi. Sempre alle 17, ma nella Biblioteca Universitaria di Genova, in Via Balbi, verrà inaugurata la mostra 900 nomi di vittime di mafia, dal 1893 a oggi. Seguirà la commemorazione del magistrato Pietro Scaglione e dell'agente di custodia Antonio Lorusso. L'esposizione resterà aperta fino al 15 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30, sabato apertura dalle 9 alle 13. Il nostro canto libero è il titolo dell'iniziativa benefica in programma al golf di Rapallo. Si tratta di una gara su 9 buche che si concluderà con un grande concerto aperto a tutti a partire dalle 18.30. Le offerte raccolte saranno devolute all'assistenza di una donna trapiantata renale. L'appuntamento è promosso dallo Zonta Club.